Abbiamo venduto a 35-40 euro, insomma, a seconda delle annate. Quindi, diciamo, il vino più caro dell'azienda, quello anche da un gusto un pochino più diverso, proprio per l'utilizzo delle barrique nuove fin dall'inizio dell'invecchiamento, quindi non in parte. Quindi quello più dal gusto un po' più particolare. E però una particolarità è fatto con, si chiama Sangiovese, che è il vecchio nome tradizionale per il Sangiovese, e questo richiama il fatto che viene fatto con le vigne più vecchie. Quindi le vigne più vecchie vengono utilizzate per fare Sangiovese, che quindi danno un'uva ancora più corposa e più concentrata, che può reggere l'invecchiamento in barrique. Come vedete qui il colore effettivamente risente ovviamente non solo dell'uva, ma anche del passaggio in barrique, che gli dà una tonalità un pochino più scura. Qui il corpo effettivamente l'estratto è molto presente. Qui siamo anche qui 15 gradi di alcol, quindi anche qui aspettatevi un vino decisamente corposo. E i profumi, sentite subito che nonostante però la barrique, il profumo che si sente, il primo, è appunto il profumo del Sangiovese. Questa viola ciliegia marasca, buonissima, favolosa, carnosa, che però è come, diciamo, esaltata dalla barrique. Se lo confrontate con la Riserva 2004, che comunque è un vino di certa caratura, è un po' come se fosse lo stesso vino però esaltato. Questa è la potenza delle vigne vecchie, dei vecchi vigneti, che danno proprio questa esaltazione del gusto di Sangiovese. Chiaro, poi la vaniglia, la cannella, chiodo di garofano, un po' di noce moscata, questi sono tutti profumi di legno che gli dà la barrique, che arricchiscono il quadro del Sangiovese, ma l'importante è che il primo naso sia proprio quello del Sangiovese, che non deve risultare essere coperto dalla barrique. Quindi un profumo sicuramente più ricco, più complesso, più avvolgente, più elegante, però ovviamente anche più forte, come intensità molto maggiore rispetto a quello della Riserva. Darsi anche l'annata. L'annata, sì, vabbè, è vero, scusate, 2003 rispetto al 2004, a parte che siamo un anno più vecchio, ma il 2003, vi ricordate, l'annata caldissima, siccità. Allora, le uve vecchie si risentono meno, avendo ovviamente radici molto più profonde, la siccità li fa relativamente poco, però quindi non hanno subito stress, però sicuramente il frutto è un po' più cotto, quindi chiaramente la vendemmia anticipata, più caldo, quindi il problema d'acidità. Quindi se questo vino sicuramente è un frutto bello maturo, carnoso, l'annata calda. In bocca andiamo a sentire se l'acidità è comunque presente. Sentite, sicuramente è un vino corposo. In bocca però ha una sensazione veramente da Sangiovese, non da Super Tascam. Questo viene sempre catalogato come Super Tascam, ma effettivamente al di là del prezzo e del fatto che il GT invece non, questo potrebbe essere un Chianti classico in barrique, questo. Però capite bene che dal punto di vista commerciale diventa difficile giustificare due riserve, diciamo una riserva con un nome rispetto all'altro. Allora è meglio fare un altro vino completamente diverso, che magari incontra anche un pubblico che cerca, ma vedete, la bottiglia è molto molto diversa rispetto a quell'altra, rispetto ad altri, diciamo, Super Tascan, che ricercano un gusto più internazionale, più particolare. Questo invece è quasi più tradizionale, quasi della Riserva come gusto all'inizio. Poi chiaramente è più pieno, più corposo, magari invecchia peggio, però è piacevolissimo anche da berlo stasera. Direi che fa sicuramente la sua impressione. Se volete stupire qualcuno con un vino di Coltibuono, nel bicchiere li mettete questo. Se uno la prima volta che beve Coltibuono, magari la volta dopo li portate una riserva più contento. Però la prima, sicuramente questo, per colpirlo, mette subito in evidenza quello che può essere la magia del Sangiovese in quelle terre là. Ora appunto l'Emanuela non c'è più, ma discorso della Badia, quello che vi dicevo, io effettivamente una delle poche cantine ho visitato, ma effettivamente rispetto ad altre c'è una sensazione particolare, i boschi, tutto quello che c'è intorno, il fatto che queste bottiglie venivano invecchiate dove prima i monaci si tenevano i loro morti lì sotto, poi sono accorti che stavano molto bene, si conservavano, e hanno detto aspetta, quelli possiamo mettere in terra, mettiamoci il vino qua, non è che sono scemi. E quindi, però ecco, il tutto insieme effettivamente in questi bicchieri si risente questo, e non lo dicevo appunto solo perché c'era l'Emanuela lì, diciamo, effettivamente c'ha una sensazione particolare, e vi assicuro è anche un qualcosa a livello di successo commerciale, no? Questi sono vini che si vendono con una facilità estrema. Sangiovese per esempio no, nemmeno Cultus Boni, ma qui in Toscana il Chianti Classico e la Riserva sono due vini che in tavola metti a qualsiasi cifra quasi, e vengono
comprati, se noi questa sera abbiamo messo in tavola i Chianti a 13 euro, la riserva a 21, è stato un successo notevole e effettivamente ti fai una bella serata, ti fai una bella, un bel vino e fai sempre la sua figura. Sì, ma non è umano prezzo.